such a coldy heart. Well, nothing can change my mind. You can run away. I'm gonna find you. Okay. This jungle of thorns. I'm gonna be your killer king. Your dream. Loving for a fearable scream. I wish you could live. Buon pomeriggio, partiamo esattamente da qui. Partiamo da qui perché, intanto perché preferiamo le parole parlanti alle parole parlate, c'è un distinguo fondamentale. E parlando di teatro, non è per partigianesimo, ma esiste da sempre, non una definizione che ultimamente viene utilizzata, un po' anche abusata, del teatro di impegno civile. Il teatro è impegno civile, certamente non è una mia definizione, né una mia affermazione, è certamente qualcosa che penso, però sin da quando è nato come forma di spettacolo dal vivo è certamente quella che più penetra nel cuore della polis, della società, prova non a condizionare ma certamente a offrire degli spaccati di riflessione importanti su ciò che viviamo, su ciò che siamo, su ciò che vorremmo essere o che dovremmo essere. Per parlare di teatro e quindi anche di impegno civile c'è un fenomeno che ormai non è più un fenomeno giovane. Parlavo prima con un mio amico che è qua oggi, che tra un po' vi presenterò, del fatto che in generale in Italia bisogna diventare vecchi e forse nemmeno ci si accorge più di diventare vecchi, perché per un periodo della nostra vita veniamo considerati eternamente giovani nell'interlocuzione con gli altri, soprattutto con le istituzioni. Poi scopri che invece ci sono delle cose importanti che nascono a queste latitudini e che diventano importanti confermandosi sia nel panorama italiano e europeo. E per parlare di teatro, certamente tra le esperienze, gli esperimenti più felici che questa terra ci ha dato da un ventennio ormai, la parola ventennio è un po' scomoda, però è così, insomma, a volte restituisce quella che può essere la forza e la verità delle cose. Scena Verticale che ritorna in scena al secondo anno con il progetto More Friday al Teatro Morelli della città di Cosenza, e oggi abbiamo in studio con noi per parlare di questa nuova puntata, visto che siamo in televisione, o nuovo capitolo, visto che parliamo di parole scritte e parole dette. Con questa nuova edizione quindi del progetto che voi dedicate e che avete aperto anche come residenza teatrale ufficialmente quest'anno. Ciao Dario. Fabio, buonasera a tutti. No, grazie intanto delle parole e dell'invito a parlare del progetto. Inizia questo secondo atto, per rimanere nel teatro, quindi questo secondo atto di questa residenza è iniziata ufficialmente e finalmente dopo una serie di rocambolesche avventure a marzo del 2013, con un primo focus che facemmo sul teatro calabrese. E così ricordiamola, anche quella è stata un'esperienza. Sì, è stato un momento secondo me anche bello per la città e bello per andare a confermare delle persone, delle compagnie che fanno teatro in Calabria o sono calabresi e hanno uno sguardo sempre attento
sulle dinamiche della propria regione, ma che vendono i propri progetti artistici in tutta Italia. Quindi dopo quel primo momento avevamo già detto allora che ci sarebbe stato invece un momento autunnale dedicato alla drammaturgia contemporanea nazionale, e adesso iniziamo domani, dopodomani, 11 ottobre. Sì, visto che siamo in diretta possiamo permetterci di dire esattamente quando, dove e perché. Quindi venerdì 11 ottobre iniziamo e finiremo a dicembre con questo spaccato di programmazione che vede tanto teatro contemporaneo ma anche tanta musica. E poi provare a tenere il teatro aperto e dare la possibilità anche di stare in teatro con altre attività, quindi con la scuola di teatro che è appena partita e che andrà avanti fino a maggio, che curo io, e una serie invece poi di appuntamenti laboratoriali o di incontri che adesso partiranno con un laboratorio di fotografia per la scena, con un laboratorio di affrontiamo le cose, diciamo, per ordine, visto che partiamo dopodomani con la musica, sì. Apriamo con i Soul Pain. Abbiamo appena potentissimo, sentito. Abbiamo aperto la trasmissione con questo video, si chiamano Official Video, no? Perché sì, è il video lancio, sì, del loro di questo disco che presenteranno anche nell'occasione. Parliamo di questa sezione musicale, anche perché all'interno c'è un po' di sono dei baci tra le due situazioni, perché tanti musicisti che hanno collaborato con la scena contemporanea, sia calabrese che italiana, fanno parte, come Red Basica per esempio, sì, di questa sezione musicale. Parliamo di questa scelta, intanto perché in una rassegna che fondamentalmente per quello che riguarda Scena Verticale è sempre stato il teatro contemporaneo, perché pensare anche alla musica? Una serie di motivi, innanzitutto perché abbiamo una casa. E questo è importante. E quindi siccome adesso abbiamo una casa teatrale per 3 anni, ci auguriamo di non essere sfrattati tra 3 anni, ci prendiamo anche il piacere di aprirla ad altre cose che ci hanno sempre interessato ma che non avevamo mai curato fino in fondo. Per cui la musica è uno di questi luoghi del piacere non solo personale. Per cui ci sembrava bello fare una rassegna di teatro contemporaneo, però iniziare a dare degli appuntamenti musicali e far diventare il Morelli un luogo del contemporaneo, non solo, per quanto riguarda il teatro, ma anche per la musica. Non è un caso che i musicisti che iniziano, i primi musicisti che abbiamo ospiti sono anche quelli che hanno a che fare con il teatro, perché abbiamo, insomma, da sempre, ma da più di un ventennio il teatro contemporaneo spesso chiede la collaborazione della musica di ricerca, e progetti innovativi nella musica vanno spesso a contaminare progetti innovativi nella scena. Un po' anche per il tuo amore che, come dire, dichiarato. Ma il mio amore è dichiarato anche ormai anche con gli spettacoli, perché come dicevi tu prima, parlavi del sentirsi vecchi, e io con l'ultimo spettacolo, Morirsi giovane e in andropausa, racconto proprio questo gap con questo Stato che ci considera giovani fino a quando non siamo... Che è molto la nostra generazione, no? Sì, sì, lo vive molto la nostra generazione, quindi noi saremo finalmente direttori di grandi festival dai 70 in su. Sì, sì, quasi non riusciamo più a camminare. Quando non sapremo più camminare, probabilmente non avremo nemmeno più gli stimoli, la forza di fare delle cose belle, e qualcuno ci dirà, ecco, ma anche loro hanno sbagliato. Vabbè, certo, voglio dire, per sbagliare c'è sempre tempo. Noi proviamo invece a sbagliare in questo momento. Per ricordare gli appuntamenti con la musica, diciamo, 11 ottobre con inizio alle ore 21, Soul Pain, 23 ottobre, sempre 21, Prospettive di gioia sulla luna, cioè sì. Il titolo è felicissimo. Poi, questo è il titolo del gruppo, sì, sì. Il gruppo il nome è il titolo. Sì, il nome, sì. È il nome del gruppo. Poi 13 novembre, sempre ore 21, Red Basica e Patti Spadafora, Storiacce dal Bronx, fritte in olio bollente. E qua ci sono due situazioni straordinariamente di qualità. Sì. Red Basica è da un paio di anni che bazzicano in diversi giri di teatro, canzone, semplicemente musica, e tanti dei protagonisti di questo gruppo
hanno collaborato sia con te che comunque con altre situazioni di contaminazione con il linguaggio teatrale. E qua spero di non sbagliare, perché arriviamo al 4 dicembre, che Elmore Penoy. Penoise o Penoise? Dimmi. Ma io so Penoise. Penoise. Però sai. E poi c'è a seguire Luigi Porto, sempre nella stessa serata. 18 dicembre, Tunfall Project. Quindi è una rassegna che parte dal soul un po' che prende un po' spunto da quello che è stato il rilancio della musica soul, che un po' era stata messa nel cassetto. Sì. Poi Amy Winehouse arriva e veramente spacca, come direbbe qualche nostro collega, no? Sì, che sì. Vive un po' più a nord, con questo gran progetto, anche se poi la sua carriera, la sua parabola è stata ascendente, visto che non c'è più per noi. È morta prematuramente. Ma ci sono anche diversi esperimenti musicali, non c'è un solo stile. No, queste sono, la scelta era provare comunque ad avere progetti di ricerca, quindi come proviamo a farlo con le scelte dei titoli teatrali, così con la scelta dei gruppi musicali. Tenere un occhio sulla Calabria, perché comunque c'è una Calabria, e tu lo sai molto più di me, c'è una Calabria che musicalmente è ricchissima e sforna dei grandi musicisti e dei grandi talenti. Secondo me è giusto che chi ha un minimo di spazio, in questo momento noi abbiamo anche uno spazio, provare a dargli visibilità e a dare un po', irrobustire le spalle e le gambe di questi artisti. Il soul, come dicevi tu, con cui apriamo, sicuramente è un vecchio modello musicale, però c'è questo groove appunto ricostruito, ripensato da Amy Winehouse e presi dai Soul Pants, quindi che rilancia il soul nel XXI secolo, ma soprattutto sono amici calabresi, cosentini, e sentire del soul fatto bene, ma fatto veramente bene, e chi verrà a vedere il concerto avrà modo di rendersene conto, sentire soul da queste latitudini è quantomeno strano. Anche perché poi la cosa, che ovviamente la scelta è tua, da direttore artistico, condiviso con ovviamente con Saverio Leruina, ma anche con l'organizzazione che è di Dario, di Settimio. Voglio dire pure, scusami, sì. Poi ti lascio, che sul fronte musicale anche Loredana Ciliberto, sì. Che lavora con noi, ma è un'operatrice della musica su varie... Insomma, grandi gusti musicali, peraltro. Di raffinati gusti musicali, quindi anche lei nella situazione musicale è entrata e ha detto la... Non è banale il fatto che le scelte da voi effettuate hanno... intanto, vabbè, ci sono un doppio applauso da farvi, perché recuperare uno spazio chiuso, che è uno spazio teatrale, che era poco fruito sia dal pubblico ma soprattutto dalle compagnie, dagli addetti ai lavori, dagli artisti. Sì, c'è carenza di spazio per gli operatori teatrali, per le compagnie in genere, per gli artisti singoli, ma devo dire che spazi dedicati alla musica in questa terra non esistono per niente, sì. Quindi questo è un merito importante che voi avete con questo cartellone di quest'anno. Per tornare alle scelte, c'è molto di teatrale anche negli allestimenti che le compagnie proporranno. Se voi vedete da questo primo video ufficiale, ma al di là di questo, un po' non facendo il verso, ma sposando quelle che poi erano le dinamiche della musica soul, sono precisi nell'abbigliamento, sì. In uno stile per vivere, no? Per dominare il palcoscenico e il rapporto con il pubblico. Questo mi sembra molto teatrale, sì, da un punto di vista musicale. C'è molto teatro, sì, nella modalità proprio di presentarsi in scena e nella contaminazione che hanno nel momento in cui fanno il live dal vivo. Sì, ce n'è molto, c'è più o meno in tutti. Sì, ma anche i nomi. Su questo non c'è dubbio. Intanto leggendo uno può fare i propri viaggi. Sì. Su questo. Quello che volevo prima poi di affondare in quello che è il cartellone teatrale, anche molto importante, torneremo anche poi sulla musica, ma c'è questa precisa scelta di offrire la possibilità di vivere il teatro non come fenomeno, cioè come da spettatore, ma da... persona che partecipa in maniera attiva e consapevole, dando un'occhiata a ciò che succede dietro la scena, non semplicemente da spettatore passivo, per cui seduto a guardare uno spettacolo. Poi lo spettatore non è mai passivo, perché se lo spettacolo funziona c'è sempre una sorta di simbiosi che si crea tra chi lo fa e chi sta lì per l'appunto in sala. Ma l'educazione
proprio al teatro, ai linguaggi del teatro, in questo percorso di chiamiamola scuola di teatro, no? Sì. Quali sono le sezioni, quali sono i pensieri che hai fatto? Ci sono diverse sezioni, diverse situazioni che farete per affrontare, no, il mestiere del teatro. Guarda, la scuola nasce sempre secondo questo ragionamento semplice. Abbiamo uno spazio e abbiamo 20 anni di esperienza. La compagnia, parallelamente al lavoro di produzione e poi di organizzazione del festival, ha sempre portato avanti il progetto pedagogico, sempre, perché ha portato grandissimi frutti, sia a livello artistico, perché dalle officine di Scena Verticale sono uscite e stanno uscendo persone capaci di fare questo mestiere e di imporsi in autonomia. E poi perché c'è l'utopia di avere un pubblico più consapevole, c'è l'utopia di avere un pubblico più attento al contemporaneo, più capace di fruirlo, di capirlo, di non vivere. Spesso si vive questa specie di ricatto culturale per cui uno dice: ah no, no, io il teatro non lo capisco, non me ne intendo, oppure no, il teatro contemporaneo mi annoia. Spesso per paura o spesso perché uno non si è mai confrontato. Allora, che da piccoli si impari a stare a teatro, a vedere teatro, probabilmente a 15, 16, 18, 20 anni avremo degli adulti che avranno il piacere di andare a teatro e confrontarsi con quello che vedono. A noi ci viene spontaneo andare al cinema all'uscita di un film di Kurosawa, di chiunque, di Woody Allen, lo commentiamo e ci buttiamo in critiche. Che poi è la cosa più bella. E lo facciamo serenamente perché vediamo cinema da quando siamo bambini e per cui poi ognuno dice la sua con grande convinzione. Ecco, a me piacerebbe che succeda anche per il teatro. Poi la scuola di teatro ha varie fasce, c'è la fascia dei bambini, c'è la fascia degli adulti e c'è la fascia degli adolescenti. Io so anche che uso il teatro con i bambini, per esempio, non certo per creare degli attori. La scuola di teatro di Scena Verticale non vuole formare attori. Guai. Sì, sì. So però che chi vuole poi continuare e provare a fare questo mestiere sicuramente ha le carte in regola per poter continuare e mettersi poi in gioco in altre scuole o in percorsi professionali. Perché so che poi la modalità con cui facciamo la scuola è una modalità propedeutica e professionale. Farlo però con i bambini, usare il teatro per i bambini significa invece fare altro, liberare i ragazzi, ricevere tantissimo. Io una cosa che dico sempre, e non mi vergogno a dirla, che io ricevo più probabilmente di quello che dono. Facendo anche laboratorio con i ragazzi disabili, facendolo ormai da 13 anni, so che per esempio quello è un luogo dove io mi arricchisco tantissimo, poi l'affetto che mi danno mi fa credere che anch'io do tanto a loro, ma sicuro da quelle sedute io esco più ricco ogni volta. Sì, sì, ma ritengo ci sono tanti spunti anche perché sia i bambini o comunque le persone che hanno anche vivono un disagio, da un punto di vista fisico, in alcuni casi anche mentale, comunque non hanno le sovrastrutture degli adolescenti adulti. Sì, sì. E affrontare con loro il mestiere del teatro, la verità che il teatro poi porta in scena, perché lì c'è poco da fingere nel rapporto vero con il pubblico. Sì, allora, sì, lì sì. Certamente è un arricchimento anche per noi che stiamo da quest'altra parte. Infatti studiarli è motivo di studio, è veramente motivo di arricchimento. E però so che serve... Poi sono bambini più consapevoli del proprio sé, sono bambini che prendono più confidenza con se stessi in rapporto con gli altri. Cioè, si cresce, col teatro si cresce, so che si cresce bene, cioè è un buon modo
per crescere, stare soprattutto sulle tavole del palcoscenico. Sì, ma soprattutto ritengo per anche per contrastare questo che è l'isolamento, che anche se vuoi, no, i moderni mezzi di comunicazione stanno dando a man bassa, regalando, perché la gente sta chiusa in casa ed è convinta di parlare con qualcuno semplicemente digitando su una tastiera. Tre fasce di età, come dire, di fruitori: bambini, adolescenti e pubblico, diciamo adulti, ragazzi e adulti. Le modalità comunque di approccio al teatro, più o meno le dinamiche del laboratorio teatrale, sono sempre le stesse. Queste iscrizioni sono ancora aperte, sono chiuse? Sono aperte ancora per tutto il mese di ottobre, nel senso che comunque c'è stata una bella partecipazione e adesione subitanea, e sono contento. Però l'idea è quella di tenere ancora vivo il passaparola e capire se ancora qualcuno si può e si vuole iscrivere. E per farlo il sito è sempre uguale, www.progettomore.it. All'interno si trovano i numeri di telefono, ma anche un'email dove creare, insomma, la possibilità del contatto per iscriversi. Noi ci lasciamo un attimo e vi lasciamo, ma torniamo immediatamente dopo una piccola pausa pubblicitaria e affrontiamo... Entriamo nel vivo della programmazione teatrale del progetto MOR, secondo atto, per quello che riguarda la residenza teatrale di scena verticale a Cosenza al Teatro Morelli. A tra pochissimo. Ricominciamo da dove ci eravamo lasciati, quindi la chiusura sulla possibilità ancora di frequentare quello che è un percorso di laboratorio importante di scuola di teatro, ecco, chiamiamola come giusto che sia, perché così è stata battezzata dal creatore, che è Dario De Luca, che è qui con noi oggi parlando del progetto MOR secondo atto, questa residenza che ha luogo in un posto, per citarlo, il posto fisico, al Teatro Morelli di Cosenza, anche a... come dire, a rendere viva quella che è poi una tradizione culturale di questa provincia in generale, perché tu cosentino, Saverio come le ferrovie, calabro lucano, sempre in viaggio tutti e due, quindi a scambiarvi di posto, ogni tanto mi vengono delle cose, non so manco io come, però c'è questo progetto importante che arriva dopo 20 anni di scena verticale, ma scena verticale vuol dire anche primavera dei teatri, e c'è questo abbracciarsi con quella che è poi la scena contemporanea italiana attraverso la programmazione di un festival importante che ogni anno in giugno, tranne qualche inciampo ogni tanto, dovuto a un rapporto felice, a tratti intermittente con le istituzioni, che ogni giugno però certamente ci ha regalato uno spaccato di quello che poi la scena contemporanea italiana è riuscita a portare a queste latitudini, in contemporanea con tanti altri festival importanti della scena nazionale, le colline torinesi, ma tante, tante, tante altre manifestazioni. Sono partito dal Piemonte, non so perché, ma probabilmente perché c'è questo legame con la terra abruzia dei piemontesi, quindi sarà questo. Per continuare in questa tradizione c'è una programmazione ricchissima. Quello che stavamo dicendo a microfoni spenti durante la fase pubblicitaria, che sarebbe poi bello, no? Perché poi non c'è... di questo che poi ci nutriamo, riguardando nelle nostre factory, nei nostri studi, quelle che sono le locandine di ciò che abbiamo fatto, perché questo mestiere non ha memoria storica, se non in quello che poi si ingiallisce, che è la carta. Cioè, noi riviviamo di quello che poi viviamo durante il lavoro, cioè di pagine ingiallite, scritte, inchiostro, colori che cambiano nel tempo ovviamente. E quanto è bello poi fare delle analisi e dire quanta della scena contemporanea importante italiana ed europea è passata grazie a un lavoro di scelte artistiche, che sono scelte che pagano poi sempre alla fine, ma che bisogna fare con coraggio. Sì, bisogna fare con coraggio, e noi abbiamo un'esperienza in questo con il festival, le 14 edizioni di festival dal 99 ad oggi hanno
insomma, permettimi di dirlo, hanno fatto la storia di questa parte di storia nel teatro italiano e nel teatro calabrese, perché io sono convinto che tante compagnie calabresi hanno trovato modo nel festival di confrontarsi con tutta una serie di autori, di attori, di compagnie coeve, e da questo confronto sono nate delle voglie, sono nate anche dei bisogni più forti, più urgenti di confrontarsi realmente anche con la nazione. Probabilmente senza il festival qualcosa in meno sarebbe nato. In città teniamo fede a questa nostra amore e matrice per il contemporaneo. Naturalmente poi, mentre con il festival ci piace sempre scandagliare e cercare le compagnie più giovani possibile, quindi proprio chi entra nel contemporaneo e c'ha già dei bei germogli a livello di poetica. Ma che di poetica. È l'essenza proprio di un festival. Che è l'essenza di un festival, sì, senza il quale probabilmente si siederebbe. Invece noi con il festival abbiamo sempre il piacere di continuare a guardarci intorno, e nonostante da noi sono passati Emma Dante e tanti altri grandi interpreti di questo teatro, poi abbiamo detto anche no, vediamo, non andiamo sul sicuro, vediamo ancora cosa si può scoprire a chi sta facendo questo mestiere. A volte diventando, prima delle residenze, quindi pre-residenza, residenza stessa all'interno del festival. Cito, sì, per esempio Berardi Casolari, che in questo momento stanno... Berardi Casolari, anche il napoletano, l'autore napoletano di... Per fortuna ci sono dei momenti di amnesia. Di amnesia. Non è male. Però voglio dire, uno dei grandi autori napoletani arriverà, di adesso. Arriverà, però arriverà. Voglio dire, sono la cosa importante è che ci sono state delle scommesse sia da un punto di vista di cose già prodotte, ma anche di lanci, sì, veri e propri. Ci sono state, e purtroppo ce ne sono state poche, dovute sempre a problemi finanziari. È chiaro. Perché in realtà il festival in cuor suo ha sempre avuto la voglia di essere anche coproduttore di cose, o addirittura avere la forza economica di commissionare delle cose. Però e quello sarebbe poi un sogno, non, no? È stata... Diventiamo quasi francesi. Diventiamo anche quasi francesi, però purtroppo non abbiamo le istituzioni francesi. Abbiamo un bel cammino da fare fino ad arrivare alla fine, perché partiamo dal 18 ottobre e arriviamo al 6 dicembre. Sembra non tantissimo, ma è ben articolato, se consideriamo, sì, quello che abbiamo detto relativamente anche alla musica. E soprattutto quello che noi vi diciamo, che dovete tenere da conto a partire da domani, che ogni venerdì c'è certamente qualcosa di interessante da fare, vuoi per il teatro, vuoi per gli appuntamenti del live con la musica. Il posto è il Teatro Morelli, parte il secondo atto del progetto More Friday, cioè ci sono molti più venerdì in un anno di quanti voi ne avete mai potuto immaginare. E c'è una programmazione teatrale che è ricchissima e che si articolerà dal 18 ottobre, giorno in cui, io intanto faccio l'elenco degli, sì, spettacoli, sì, poi approfondiamo e affondiamo con te. Dal 18 ottobre Tindaro Granata con Invidiatemi come io ho invidiato voi. 25 ottobre Costanzo Rustioni con Lucido. Il 1 novembre Un gradito ritorno, sono i Modus con Alexis, una tragedia greca. Un'esclusiva importante, perché l'8 novembre arriva Antonio Latella, uno dei... un paio di anni fa era un fan prodige, adesso mo basta, perché comunque basta è certamente basta un fan e prodige e basta, perché sia la critica che il pubblico gli riconosce un, sì, grande ruolo in quella che è il teatro contemporaneo italiano. 15 novembre Babilonia Teatri con uno spettacolo delizioso che si chiama Pinocchio. 22 novembre Carullo e Minasi, Due passi sono, ed è un'espressione molto meridionale il titolo, per come magari parlerei io da buon reggino. Sì, sì. 29 novembre Egidia Bruno, Viva l'Italia.it, Noi non sapevamo. E poi una chiusura coi botti, perché c'è un testo di Scaldati e la compagnia è una compagnia storica del teatro italiano, Vetrano e Randisi, con un testo che si chiama Totò e Vicè. Quindi questo è un cartellone di primissimo piano per ciò che riguarda il contemporaneo, scelto secondo quale riflessione? Partiamo da qui prima di cominciare a entrare negli spettacoli. Ma guarda,
noi alle volte, quando appunto davanti a questa difficilissima domanda, perché poi non è una domanda semplice alla quale rispondere, molto semplicemente diciamo per bellezza degli spettacoli. Sì. Nel senso che poi noi vediamo tutto quello che decidiamo poi di accogliere nelle nostre programmazioni e ci devono convincere. Naturalmente la convinzione deriva da tanti fattori. Può essere un fatto solamente di pancia, cioè lo spettacolo ci emoziona, lo spettacolo è bello, lo spettacolo ti muove qualcosa. Oppure ci sono dei percorsi artistici che capisci, che non sono quelli che Scena Verticale artisticamente farebbe. Questo è una cosa che ci tengo a dirlo, perché alle volte magari uno si trova a seguire delle programmazioni pensate da operatori teatrali secondo il loro gusto e punto di vista, personale. Invece noi no, non proviamo a non cadere in questa cosa. Infatti, vabbè, ma si vede benissimo, chi conosce la produzione di Scena Verticale e conosce in qualche modo queste compagnie, si rende conto che ci sono poetiche completamente differenti. Quindi quando si individua un preciso pensiero poetico, una precisa idea di teatro, o una l'importanza per il qui e ora, che probabilmente diventerà anche nel tempo qualcosa che resta, quelli sono una serie di motivi per cui poi ci fanno scegliere degli spettacoli. Anche poi comunque voglio dire, ed è circolare il ragionamento, come sempre, io partendo dicevo questa storia sull'impegno civile, se tu vai a entrare a questo stavo, dentro stavo le arrivando. Note, ti anticipavo per dire che dentro ci sono storie fortissime, sì, che attraversano i drammi, ma anche semplicemente le realtà che noi viviamo nel quotidiano. Sì, questo io penso che è una delle cose che ha in sé il teatro contemporaneo. Se tu pensi ad Edoardo, che scrive Napoli milionaria nel 45, cioè era esattamente sotto le bombe e racconta una Napoli dilaniata dal mercato nero e da chi prova a rimettersi in sesto in qualche modo. Ed era teatro contemporaneo. Guardava e raccontava quella realtà. Era teatro provando, politico, quindi anche. Era teatro politico. Esattamente quello che proviamo a fare noi e quello che le compagnie del contemporaneo si pongono come modo, come approccio, come motivo per stare sulla scena. Cioè raccontare il proprio oggi, raccontarlo, ingrandirlo, ingigantirlo, dare una chiave grottesca, ma darci uno specchio di quello che stiamo vivendo, per cui uno spettatore poi esce colpito, infastidito, pronto al dibattito, perché sono cose che viviamo ognuno di noi sulla propria pelle. Ma io dico che quando ci si alza dalla poltrona scendendo dal teatro, se non hai alcuna riflessione probabilmente o galleggiavi o eri da un'altra parte, o comunque sì, qualcosa non è successo. Non sì, ha... o magari sei andato a vedere del teatro di intrattenimento, che per carità è una forma straordinaria. Ma quando è fatto bene anche quello assolutamente, ti seduisce. Quindi. Però è un modo diverso per passare 2 ore a teatro. Noi preferiamo sempre che ci sia un pungolo anche... E questo non vuol dire che le storie del contemporaneo, che le storie del teatro contemporaneo, le storie dell'oggi, dell'attualità, a qualsiasi tipo di situazione, perché si parla di violenza sulle donne, di violenza sui minori, di abusi, si parla di politica, di problemi, si parla di economia, questo non vuol dire che viene raccontato sempre in questa chiave che molti, pensando al teatro, deve comunque risultare pesante, perché sì, ci sono diversi modi di raccontare. In alcuni casi le cose più drammatiche possibili vengono messe in scena, poi arriverei poi al Pinocchio, ma a tanti altri sì, che sono in questo, vengono raccontate le cose terribili che però facciamo finta di nascondere come la polvere sotto il tappeto, vengono raccontate in una chiave assolutamente strana, diversa, ironica, ma o poetica, anche poetica, ma dietro anche quelle risate, quei sorrisi,
c'è qualcosa che nell'animo dello spettatore poi resta come un marchio importante, come riflessione che ci viene consegnata. E questa è la forza dell'esperienza teatrale, che uno spettatore può con l'esperienza teatrale avere un rapporto poi con quel tema, piuttosto che con anche con la forma amore, che ti rimane sotto pelle o ti rimane in fondo alla pancia in maniera più precisa, più netta. E questo avviene solamente quando appunto si apre un sipario e ci sono delle persone in carne e ossa che ti raccontano una cosa. Chiaro. Parleremo più avanti del pubblico, perché questa è una cosa che mi hai dato, che mi interessa, perché poi ogni tanto vanno fatti anche dei numeri, è importante. Sì. Come dire, la partecipazione chiama altra partecipazione, il teatro funziona anche molto così come tantam, per cui tante cose che noi ci inventiamo, la stessa scuola di teatro è un modo intelligente che doveva continuare a essere usato, che poi insomma l'Italia si è un po' dimenticato, di promozione e formazione di un pubblico, no? Perché come certo no? Che c'è una coscienza teatrale che nasce, ma nasce anche, come dicevi tu, in un breve passaggio, citando proprio l'esperienza della scuola di teatro che è stata già aperta, è stata già avviata, di quanto può essere sano e importante avere un rapporto con il proprio pubblico. E lì arriveremo e torneremo a parlare. Ma cominciamo a parlare di invidiatemi come io ho invidiato voi, Tinder o Granato. Noi abbiamo anche delle immagini che scorrono. Sì. Restituiamo un po' di questa programmazione al pubblico. Iniziamo con una cosa molto, molto forte, molto, molto dura, perché è uno spettacolo tra l'altro veramente, veramente, veramente molto bello e molto poetico, che si occupa però di pedofilia. Una storia realmente accaduta, una cosa che Tindaro ha seguito anche nelle aule dei tribunali, di questa storia dolorosissima di questa donna che perde una bambina di 5 anni perché è abusata dal proprio amante. Lei aveva deciso di lasciare il marito e andarsene con quest'uomo, e allora lasciava di tanto in tanto questa figlioletta per far abituare la bambina a questa nuova presenza maschile. E quest'uomo invece approfittava di questa bimba. Ebbene, da questa storia dura, dal percorso che Tindaro ha fatto nelle aule di tribunale per seguire il processo, è uscito questo spettacolo in cui vengono raccontate le diverse realtà e le diverse verità dei protagonisti, verità che purtroppo nessuna delle verità tiene conto dell'unica cosa di cui bisognava tener conto, che era la bambina. C'è chiaro. Spettacolo che vale la pena vederlo, anche per tenere vivo anche nell'agorà. Che non dimentichiamoci che tutti i giorni leggiamo. Non dimentichiamoci che tutti i giorni i giornali sono pieni di queste. Quasi ci facciamo il callo, sia nell'animo che nel cuore. Invece... Perché sembra sempre che queste cose accadano a qualcun altro, sì. Che non ti toccano da vicino. Invece questo di restituirlo attraverso uno spettacolo di questo tipo è una cosa importante. Proprio restituire proprio alla città, sì. Alle comunità, una riflessione importante, sì, su un fenomeno alla comunità. Dannato. Tra l'altro fatto da un ragazzo giovanissimo, perché Tindaro Granato è un ragazzo giovanissimo, è un attore di grande talento, lui ha scritto anche il testo e ha fatto la regia, e tra l'altro quest'anno alle Maschere del Teatro ha ricevuto il premio Mariangela Melato, che è stato naturalmente indetto quest'anno, dopo la morte di Mariangela, come attore emergente. Quindi... Siamo contentissimo per lui e ci piace l'idea che ci inorgoglisce, forse nutre anche il nostro ego, sapere che insomma poi le nostre antenne tese spesso colgono nel centro. Nel centro, sì. Costanzo Rustioni, passiamo a Lucido, che è un premio UBU del 2011, questo ne sappiamo qualcosa perché comunque anche a Scena Verticale è toccato qualche UBU, sì. E quindi questo spettacolo, ancora la storia di una donna il protagonista, se non sbaglio, una bambina, sì. Anche se è una storia che è molto ironica, amara anche questa, però molto ironica, raccontata da questo autore argentino, Rafael Spregelburg, che adesso molto, molto famoso anche in Italia, perché comunque è stato tradotto in Italia, sono state tradotte tantissime cose, sono state messe in scena tantissime cose, e lui spesso è in Italia,
anche quest'estate ha debuttato con un nuovo spettacolo al Festival di Napoli. La storia è grottesca perché due fratelli e una sorella, nella loro infanzia uno dei due fratellini, per salvare l'altro fratello, gli dona un rene. Deve aiutarlo perché sennò morirebbe. A distanza di tanti anni questa sorella va a chiedere il mal tolto. Quindi una situazione molto paradossale, divertente, ma che naturalmente poi invece affonda in delle dinamiche familiari che dovrebbero essere serene, mentre invece poi diventano abbastanza cupe. Ma lo spettacolo appunto ha vinto il premio UBU come miglior testo straniero nel 2011, e nel 2011 con Raphael Spregelburg ci siamo conosciuti, poi abbiamo cenato assieme, proprio perché noi eravamo lì anche per la vittoria con il festival. Noi prendiamo quell'anno il premio speciale per Primavera dei Teatri. Poi personaggio anche lui molto carino, sì, simpatico. Una persona carina, simpatica. Un bel matto. Sì, sì. Argentino. E anche quindi molto meridionale. Molto meridionale, molto pop, di una mediterraneità strana, nonostante lui sia oltreoceano. Sì, sì, ma comunque da sud del mondo, voglio dire. Perché lui è pieno di cuore, di altro. Cioè, un personaggio strano, molto strano. Si prosegue perché è ricchissima, dopo Lucido di Spregelburg, andiamo avanti al primo novembre. Con il ritorno dei Motus in Calabria. Sì. Alexis, che è una tragedia, greca. I Motus, insomma, per chi bazzica il teatro contemporaneo sa che è una delle compagnie di punta del teatro italiano nel mondo. Questo loro spettacolo nasce da un lunghissimo percorso che la compagnia ha fatto intorno all'Antigone. Tra l'altro un percorso iniziato qui in Calabria, grazie al Magna Grecia Teatro Festival. Con la direzione artistica di Giancarlo Cauteruccio. Esatto, diretto allora da Giancarlo Cauteruccio. E in quell'edizione loro iniziarono a buttare i semi per questo progetto Antigone, che andò avanti per tanti anni. Conoscendoli poi, avevo bisogno di arrivarci con riflessioni. Con grandissime riflessioni, anche con punti di vista diversi, nel senso che loro da questo progetto sono usciti tre spettacoli, tre contest, molto belli tutti e tre. Io ricordo quel gran festone al Teatro di Cirella, incredibile, sullo studio che fecero allora, perché era veramente l'invasione dello spazio. Sì, in ogni dove, sedie smontate ovunque, questo grande spazio scenico che riguardava tutto il teatro, che già di per sé non è piccolo. Che non è piccolo, sì. E niente, quindi tre contest e dopo, in ultima cosa, questo spettacolo finale. Questo spettacolo finale che è stato poi contaminato da tutti gli avvenimenti che in Grecia sono successi negli ultimi anni, ancora adesso. Ebbene, loro... continuando questa riflessione sull'Antigone, a un certo punto hanno deciso di andare in Grecia, nel momento più catastrofico della storia attuale. Quando le tragedie erano l'ordine del giorno, bere. Esatto. In quei giorni viene ucciso un ragazzo di 15 anni, Alexis, perché si stava battendo sulle barricate contro la polizia in quei giorni in cui... Le contestazioni per la debacle economica in cui lo Stato è caduto. Allora, questo sguardo utopico di questo ragazzo, questo sguardo politico di questo ragazzo che muore sulle barricate, è entrato in questo loro spettacolo. Per cui è uno spettacolo che distrugge un po' tutte le regole della composizione spettacolare, e quindi si entra e si esce dalla tragedia di Antigone e si entra nella tragedia della Grecia attuale e si entra nelle loro vite che si raccontano, raccontando quello che avveniva nelle loro vite in quei momenti, in quei giorni e mentre riflettevano su Antigone. Tutto questo con il modus motus, quindi il loro modo veramente molto contemporaneo, con uno sguardo ai giovani reale,
Daniela ed Enrico hanno la mia età, ma hanno un pensiero e anche una modalità di attrarre i giovani che è molto giovane, cioè sembra che hanno 20 anni. Sono molto veramente in relazione. Sono in relazione empatica con un'età che loro insomma hanno passato, ma che riescono a tenere viva nei loro spettacoli. Non è giovanilismo, è proprio una capacità di parlare con i giovani. Poi c'è anche il recupero della tradizione, del classico, no? della tragedia greca, cosa che tu hai praticato un paio di anni fa, sì. Con la IA, cioè, questo ti fa che ci sono alcune storie, no? Nei classici che non hanno tempo, l'Antigone, Aiace, le chiavi di lettura poi di alcune tragedie sono senza tempo, sono nel senso che tu tempo. È una storia che puoi raccontare tantissime altre volte perché ogni giorno ai noi si rinnova e si rinnovano sotto diverse forme, diversi punti, in diversi posti del mondo è dove l'Antigone può cambiare classico. Può trasformarsi in Alexis un ragazzo di 15 anni, perché sì, questo è. E il classico è questo, il classico è, non è la riproposizione, non è muffa, di un testo teatrale, è trovare una forza attualissima in qualsiasi momento storico. Antigone ce l'ha, tra l'altro io accarezzo l'idea d'Antigone da un anno e mezzo, proprio per provare a capire se si può fare un piccolo dittico partendo come ho fatto con la Iace e raccontando la Calabria andranghetista, chissà raccontando l'Antigone trovare un'eroina che può essere calata nella pensa Calabria di oggi. Pensa che ce ne sono anche tante in Calabria, donne che sono ribellate, che hanno pagato con la propria vita. E a quelle penso. Ah, ma già il fatto che tu hai questo sta germogliando l'idea, avremo notizie quanto prima. Noi dobbiamo fermarci ancora per pochissimo e torniamo con la terza e ultima parte dedicata, vi ricordiamo, al progetto More Friday, la residenza di scena verticale a Cosenza al Teatro Morelli e a questo che è quello ricchissimo cartellone che vi stiamo presentando oggi che si articolerà da ottobre fino a dicembre con tantissimi spettacoli del quale ancora continueremo a parlarvi quest'oggi. A tra un po'. Stavo parlando proprio della trasformazione, della partenza di questa stagione teatrale, di questa, che io detesto la parola rassegna, no? Passando in rassegna, no, invece si parla proprio di una stagione perché poi succedono, si sviluppano dei percorsi poetici, non necessariamente romantici, ma poetici da un punto di vista proprio del racconto, del sapere poi districare, fare sviluppare una storia e portarla in una chiusura che poi non è una chiusura perché segna poi un inizio di quello che sicuramente risuccederà. Ed è questa una storia che una compagnia che fa contemporaneo deve necessariamente porsi come obiettivo, quello che la storia non finisca mai, che l'ultima delle parole certamente potrà dare il là e l'inizio a qualcosa che certamente succederà di nuovo. E per tornare alla nostra conversazione con i nostri amici di oggi, che certamente parteciperanno alle giornate del MOR, arriviamo ad uno spettacolo importante, ad una prima, in questo caso una prima vera, una prima volta, perché le prime volte poi nella vita sono importanti, lo sappiamo, per diversi motivi. Rimangono in testa. Quelli poi ti restano. 8 novembre, che è una data importante, è sempre un venerdì, ovviamente, e arriva in Calabria Antonio Latella. Antonio Latella è uno dei registi italiani più eclettici in questo momento, più tra l'altro anche molto con grande capacità produttiva. Riesce a stare nei cartelloni. E a fare di tutto soprattutto. Sì, a fare di tutto, lavorare con gli stabili, lavorare con le compagnie più piccole. Lui c'ha una compagnia da qualche anno, stabile instabile, si chiama proprio così. avevano provato a trovare una stabilità a Napoli, poi non ci sono riusciti, allora sono ritornato ad essere la instabilità. Però lui è un grandissimo artista ed è un grandissimo autore, un grandissimo regista. AH sono le iniziali di Adolf Hitler e partendo da Hitler e da quanto male ha fatto al Novecento, al secolo Novecento,
parte una riflessione sul male, sul concetto di male. Lo spettacolo, tra l'altro, appena debuttato, perché ha debuttato quest'estate, ed è stato uno degli eventi estivi in giro per i festival teatrali, perché tra l'altro poi lui riesce a smontare e a rimontare i propri spettacoli con una modalità tutta sua, ed è uno spettacolo che ti con delle scene, con dei momenti veramente formidabili e ti sconquassano. Sì. Io ho scelto proprio sui trailer anche di andare, considerato l'orario, di andarci un po' piano, perché è un spettacolo anche molto forte dal punto di vista delle immagini. È uno spettacolo molto forte dal punto di vista delle immagini, e c'è questa prova d'attore straordinaria. Quindi veramente vale la pena venirlo a vedere. Come tutto del resto, ma proseguendo c'è qualcosa che mi ha molto divertito, perché ovviamente Scena Verticale ha provveduto, ma questo poi tra altre cose per vostra curiosità potete trovarlo sul sito, nel sito www.progettomore.it all'interno c'è la programmazione distinta della stagione teatrale e della stagione musicale. Per cui cliccando sopra stagione teatrale, così come su quella musicale, ci saranno tutti quanti gli insert video relativi agli spettacoli, perché comunque si tratta di spettacoli che hanno debuttato nella stragrande maggioranza dei casi dirigente a dei festival, con delle clip importanti anche per voi da guardare, al di là di questi contributi che noi stiamo mandando durante questa nostra chiacchierata, perché saranno importanti anche per voi per capire qual è anche la qualità delle cose che sono state scelte e selezionate appositamente per voi. Proseguendo c'è lo spettacolo che è il 15 novembre, di settimana in settimana, arriviamo con Babilonia Teatri, è un titolo straordinario che funzionerà a prescindere, è Pinocchio. Sì, il titolo penso che funzionerà a prescindere, come dici tu, e arriverà anche molta gente. Sì, questo bisogna spiegare. Per bene. E sarà divertente perché Pinocchio c'entra, ma non c'entra. Il Babilonia Teatro, che è la compagnia che porta questo spettacolo, ha incontrato, tra l'altro una compagnia giovanissima, nel giro di 10 anni sono diventate una compagnia di punta italiana. E loro hanno fatto questo spettacolo perché hanno incontrato sulla loro strada l'associazione Gli Amici di Luca. L'associazione Gli Amici di Luca è un'associazione che si occupa delle persone che si risvegliano dal coma. Quindi si occupano del risveglio. C'è una citazione cinematografica, ti ricordi il risveglio? Come no? De Niro. Come no? Grandissimo, una grandissima proposta. De Niro, cioè, sì. Sì. Io ricordo lui. Sì, lui senz'altro. Risvegli, proprio è questo. E Gli Amici di Luca aiutano nel rimettersi nella società a persone che sono state in coma, alcune anche per svariati anni. Da questo incontro è nato questo Pinocchio, uno spettacolo esilarante, divertentissimo, ma naturalmente poi anche questo affonda. Ma rimane comunque negli occhi, anche dopo averlo visto, comunque una serenità. Rimane una serenità, e in scena ci sono tre attori, che attori non sono, ma sono tre persone che sono realmente uscite dal coma. E in una specie di interrogatorio raccontano tutte le zoppicature del loro rientrare nel mondo dei vivi. Pensa da che prospettiva, perché poi non si arriva mai fino in fondo a poterla capire una cosa del genere. Sì, infatti non si riesce a capire. E devo dire che è uno spettacolo che ci faceva piacere portare, perché apre appunto un'altra, apre su un mondo a noi sconosciuto o poco battuto. E loro lo fanno con una bella delicatezza. Quindi Pinocchio, venitelo a vedere. Uno dirà: cosa c'entra Pinocchio con questa storia qua? Venitelo a vedere. Questo vedrai che funzionerà, perché pare che ancora ci sia questa storia che a teatro funzionano i titoli. I titoli. Così si dice, i vecchi capocomici continuano a dire questa cosa. Ma ci fidiamo. 22 novembre, Carullo Minasi, Due passi sono. È un po' sigula, molto meridionale. E perché sono Carullo è messinese e Minasi è reggino. Sono una coppia
sono una coppia anche nella vita, e sono persone bellissime, sono straordinarie e sono strane, dico strane perché sono, sono piccole, fisicamente sono molto piccole, e questi li rende dolcissimi e raccontano questa piccola storia d'amore, ma vi assicuro piccola, piccola, ma con un candore, con una dolcezza e anche con un essere corrosivi. Io dicevo in conferenza stampa forse, è come se fossero i Sandra Mondaino e Raimondo Vianello del XXI secolo a teatro, in una cosa piccola. In formato bomboniera. In formato bomboniera, tra l'altro sì, è proprio formato bomboniera, si scoprirà anche nello spettacolo che c'è questa forma piccola perché loro sono piccoli. Da Carillon un po'. Da no? Carillon, da Carillon. Anche questo è uno spettacolo che ha vinto ben due premi, il primo scenario per Ustica nel 2011 e poi questo premio In Box nel 2012. Esatto. Un bel percorso pure per loro. Loro hanno partecipato al premio scenario e vincono il premio scenario con i 20 minuti, col progetto. Sì. E poi lo spettacolo intero non ha deluso le aspettative che i 20 minuti avevano acceso. Certo. E poi là sono cose che poi in alcuni casi sono anche fermate. Sì, tante cose si sono fermate, tante cose che progettualmente sembravano forti, poi gonfiandosi nel tempo spettacolo hanno perso il ma c'è quello, il limite purtroppo c'è in questo. È il limite, quello è uno dei lavorare limiti. Sui 20 minuti sì. Nei premi non è una cosa semplicissima. Per nulla. Da premio in premio, Egidia Bruno. VivaLitalia.it. Noi non lo sapevamo, questo è tutto il titolo dello spettacolo. Contributo video che stiamo mandando, ovviamente Premio Internazionale del Teatro dell'Inclusione, sì. Teresa Pomodoro. Teresa Pomodoro. Sì, Egidia Bruno è un'amica da sempre, tra l'altro, anche perché è lucana. Ci conosciamo da tanti anni, lei ha seguito anche i primi passi della nascita della compagnia Scena Verticale. Vive a Milano da sempre, però lei lavora lì, tra l'altro ha un grande talento comico, usato anche in scena tante volte, lei ha fatto anche degli spettacoli in cui la regia l'ha curata Enzo Iannacci, perché gli piaceva a Iannacci questa ironia e questa comicità tutta meridionale, strana. Poi i lucani sono ancora più sospesi nella loro ironia. Esatto, sì. Proprio perché loro stanno in un luogo sospeso, sì. Anche cognitivamente per il mondo. E in questo caso ha fatto una riflessione sull'unità d'Italia. Questi famosi 150 anni. Sì, in occasione dei 150 anni è iniziato a ragionare su questa cosa e ci racconta l'unità d'Italia vista dal punto di vista di noi meridionali e visto da un punto di vista tutto femminile. Quindi è una cosa che ha naturalmente delle fonti storiche ben precise, è una narrazione, però è molto coinvolgente, lei è molto brava e passa da un racconto orale a delle cose che invece ci racconta mettendole in scena. Sì. E poi per restare al sud, e questa è una cosa importante, abbiamo un grande testo che di un grande autore, non per dire che tutto è grande, ma certamente nel contemporaneo Scaldati ha rappresentato e ha significato tanto per il teatro italiano. Come no? Con una compagnia importante che è quella di Vetrano e Randisi. Cioè, diciamo che c'è un gran pezzo di storia del teatro italiano del Novecento, con questi due signori, il secondo Novecento ovviamente. Sì. Io dimentico che siamo nel 2000, intanto mi piace questa cosa, quindi Novecento. Cerco di fuggire dagli anni che avanzano, no? No, la cosa che dicevi, hai fatto bene a dirla, perché poi sembra che usiamo sempre superlativi assoluti e aggettivi qualificativi. Un po' per parlare addosso a noi stessi. Però poi invece è così, cioè nel senso che per quanto riguarda il teatro che si scrive oggi, noi proviamo a portare il meglio, e in questo meglio chiudiamo appunto con Franco Scaldati, con questo testo bello e dir poco, e per fare anche un omaggio a questo autore palermitano, Orso,
perché... Persona difficile. Sì, una persona difficile, però di grandissimo cuore, che purtroppo quest'anno è morto insieme a tutta una serie di amici che quest'anno sono stati spazzati. È incredibile. E siccome Franco Scaldati comunque era anche un amico personale, perché era tra l'altro ospite più volte all'Università della Calabria, ospite di Primavera dei Teatri, nonostante fosse fuori fascia, ma per fare una riflessione sui testi di Scaldati e su come comunque appena li prendono in mano degli attori anche di oggi rimangono folgorati. C'è grande materiale. Sì. Questa è la vita. E Vetrano e Randisi veramente con questo loro spettacolo fanno un omaggio a quel testo. Sì, loro sono bellissimi. Tra l'altro compagnia loro storica, anche se cioè loro lavorano assieme da decenni. Poi la compagnia è molto più giovane, perché poi loro hanno lavorato con Leo De Berardinis per tantissimi anni. Poi fecero un quartetto con Le Belle Bandiere, che sono indagando Elena Bucci. Indagando Pirandello, affondando dei testi importantissimi. Nei testi importanti del Novecento. Loro hanno provato a svecchiare il modo di fare i classici del Novecento nel teatro italiano. Quindi hanno fatto tanto Pirandello. Parapettate, questo... chiaroscuro, sì. I colori alle... Quindi hanno esatto. Via. Semplice, cancellato. Tra l'altro, con scenografia assolutamente minimal. E con Totò e Vice abbiamo voluto chiudere questa rassegna in una maniera anche molto delicata, ci avviciniamo a Natale. Sì. E sarà una bella, una chiusura molto poetica del cartellone. Ma io sono contento intanto che abbiamo fatto questo viaggio, perché poi la scelta di oggi, no, di affondare e di mettere proprio le mani dentro a ciò che succederà negli spettacoli mi sembra una cosa importante, sì. Anche per cominciare da prima a stabilire quello che è l'idea e la poetica di Scena Verticale in quello che vuole essere un rapporto con il pubblico che c'è già stato, con quello che si sta consolidando e con quello che arriverà nuovo, perché poi la funzione dei media, quella sana, se non altro, perché tante responsabilità positive e negative, media, no? Ce l'hanno, da Quarto Potere in poi, questa cosa possiamo dirla, perché non è nemmeno più un segreto, che ci prenderemmo in giro da soli. Però quando c'è funzione sociale, quando c'è poi, no, il supporto ad un mestiere che al lupo al lupo, rischia di sparire. E qui arriviamo con una... intanto parlando di una cosa importante per quello che riguarda questa rassegna, perché ci sono... come dire, non dico dei ringraziamenti, ma certamente delle istituzioni da ricordare perché questo progetto è stato possibile. Dico la Comunità Europea certamente, perché dicevo, questo POR che arriva, certo, dai fondi comunitari, ma lascio a te chi sono, insomma, le istituzioni coinvolte che vi hanno dato credito all'idea e al progetto di Scena Verticale. Sì, innanzitutto la Regione Calabria, che ha deciso di sostenere un progetto ambizioso, che è quello delle residenze che abbiamo in Calabria, spinto per anni, che abbiamo spinto per anni, e loro a un certo punto hanno capito che poteva essere un volano per far crescere delle compagnie e far crescere dei territori. Naturalmente poi alla fine dei tre anni varrà la pena tirare le somme e proiettarsi in un almeno un altro triennio. Quindi la Regione Calabria è, per quanto ci riguarda, il Comune di Cosenza, perché noi, insomma, si sa che abbiamo sede a Castrovillari, però in questo progetto il Comune di Cosenza ci ha creduto, il sindaco ha pensato che potessimo essere noi, insomma, il giusto partner per ragionare e portare. Beh, devo dire la verità, non so, ha questa idea, questa visione ce l'ha avuta subito con voi. Sì. In generale ha una visione che va verso giovani, al di là del fatto che ha scelto anche un assessore giovane al teatro, che la Succurro, con il quale certamente voi state interloquendo in questo periodo. Sì. Ma ha avuto immediatamente un'idea di uno spazio chiuso da restituire alla città, perché parliamoci chiaro, un teatro che può essere aperto per 5-6 giorni all'anno, certo, non è un teatro, smette di essere purtroppo qualsiasi cosa. Il Teatro Morelli era un teatro chiuso, nel senso che tra l'altro io mi rendo conto, probabilmente molti che ci stanno seguendo non sanno dov'è il Teatro Morelli.
questo lo dico perché ne ho fatto le spese io. Credevo, essendo nato a Cosenza, che il Teatro Morelli fosse uno dei luoghi istituzionali importanti, culturali di questa città. È vero che è stato chiuso per tanti anni, per ristrutturazione, eccetera, dopo il fallimento del consorzio teatrale. Ma noi siamo vecchietti, quindi quello ce lo ricordiamo. Ce lo ricordiamo. Quando io vado a lavorare, quando io vado a parlare del progetto all'università, mi rendo conto che tutti mi guardano spaesati, non perché racconto cose che non capiscono, perché non sanno dov'è il Teatro Vabbè, Morelli. Alla fine cosa vuoi? Dove dobbiamo venire? Ma poi dove dobbiamo andare? Quindi il Teatro Morelli è quel bellissimo palazzotto settecentesco sul lungo fiume Busento che si vede dal ponte Mario Martire. Vabbè, quindi questo è importante. Per andare dove dovete andare, intanto avete una programmazione straordinaria. Noi siamo con il tempo strettissimo perché è già scaduta quest'ora e mezza che ci eravamo dedicati. Rilanciamo l'idea di questa scritta che dovete tenere bene a mente, perché comunque poi questi flyer, questi pieghevoli con queste locandine, dove dietro troverete tutte quante le note e tutto ciò che vi parlerà degli spettacoli per quanto noi abbiamo cercato di fare per voi questo pomeriggio. Il progetto Mor si articolerà in questo suo secondo atto da ottobre a dicembre del 2013. Il Teatro Morelli, come ha appena detto Dario De Luca, è facilissimo da trovare. È proprio all'inizio, le confluenze dei fiumi, quindi uno lo trova ed è anche un bel posto da frequentare. Non c'è ancora una tabella. Mi sto battendo per avere una tabella luminosa, quantomeno. Per farsi vedere. Però comunque, voglio dire, basta andarci la prima volta, arrivare, e poi la fascinazione prenderà, anche perché all'interno è organizzata tutta quanta un'area con il bistrò, con la possibilità di fare gli aperitivi. C'è una bella vivacità. Quest'anno proveremo anche a lanciare un dopo teatro. Bene. Ci saranno dei contest con dei DJ, forse delle performance, insomma, dopo gli spettacoli il venerdì sera teniamo aperto fino alle 2 di notte. E così si potrà parlare bene o male degli spettacoli di Dario De Luca, di Settimio, che è il direttore organizzativo, e del co-direttore artistico, che è Saverio La Ruina. Noi vi salutiamo, vi continuiamo a ricordare che il primo appuntamento di questo secondo atto, il More Friday, è per dopodomani sera, per il prossimo venerdì 11. Con l'apertura dei Soul Pain, che presentano questo nuovo album con il videoclip che abbiamo mandato in apertura di trasmissione. Vi ringraziamo per essere stati con noi e quindi buon venerdì a tutti d'ora in avanti. Grazie. Grazie.